Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. La Commissione Territorio e Ambiente ha licenziato a maggioranza la proposta di legge che introduce disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all'attuazione delle misure previste dal PNRR e dal PNC. Respinti gli emendamenti presentati dai gruppi di opposizione. Con questa legge noi abbiamo innanzitutto raccolto la preoccupazione degli enti locali, dei sindaci, che entro la fine del prossimo anno devono progettare ed impegnare le risorse collegate ai fondi del PNRR e chiedono semplificazione. Noi abbiamo promosso questa legge con l'intento di ridurre i tempi, di semplificare le procedure laddove occorra una variante urbanistica. Non si tratta di nessuno stravolgimento, sarà una legge limitata nel tempo, collegata al PNRR e limitata negli effetti perché sarà limitata alle opere finanziate con questo strumento che rappresenta, lo ricordiamo, un'occasione per la Toscana e l'interesse di tutti noi della Toscana è quello di portare tante risorse e investimenti del PNRR nella nostra regione e far sì che questi si trasformino in opere rapidamente e nei tempi imposti dall'Unione Europea. Un passaggio importante che semplifica le opere pubbliche dei comuni, soprattutto quelle finanziate dal PNRR, le opere che devono essere realizzate in tempi celeri devono avere un procedimento veloce, semplificato, via la burocrazia, si arriva a fare finalmente una legge che tanti sindaci hanno chiesto, tanti comuni, tanti enti per fare delle opere pubbliche importanti per la Toscana. Ovviamente noi chiediamo di fare di più, di eliminare anche le conferenze di copianificazione, non soltanto per le opere del PNRR ma per tutte le opere della nostra regione. Quando anche a livello nazionale ci siamo mossi noi per fare il piano shock delle opere pubbliche, sono arrivati i commissari, le opere sono partite. Questa è la politica che Italia Viva ha sempre fatto, è il motivo per il quale noi con forza votiamo questa legge, consolidiamo la maggioranza, fa piacere che anche altri partiti del centrodestra vengano vicino a questa posizione e abbiamo trovato una netta distanza con i 5 Stelle, questo certifica fondamentalmente una distanza netta di politiche rispetto a quello che a livello nazionale dovrebbe essere un partito che in realtà sostiene il governo Draghi. Noi siamo coerenti a livello di Roma, a livello di Toscana, vogliamo il PNRR, vogliamo gli investimenti, vogliamo velocizzarli, ma soprattutto vogliamo fare sviluppo della Toscana, creare ricchezza e arrivare a ridistribuirla. La nostra posizione è di buon senso, mediata anche con i nostri rappresentanti sul territorio. Siamo assolutamente favorevoli a semplificare i passaggi burocratici per rendere operativi i fondi del PNRR, perché è bene che i cittadini sappiano che fino ad oggi molto si è discusso, tanti progetti, tante idee sono state presentate, ma poi quelle idee e quei progetti vanno, come si dice, calati sul territorio. Per farlo bisogna rispettare le norme. Ebbene, la Regione Toscana negli ultimi 20 anni ci ha abituato a caricare di norme, di passaggi burocratici, di piani, contropiani, verifiche, tutti i passaggi e tutte le singole opere edilizie. Poi d'un tratto si sono resi conto che non sono in grado di gestire questa congerie enorme di norme e quindi vogliono sostanzialmente spazzare via il passaggio dei consigli comunali laddove la realizzazione di questi progetti comporti variante alla pianificazione urbanistica. Noi su questo non siamo d'accordo, così come non siamo d'accordo nell'eliminare la VAS, la valutazione ambientale strategica, soprattutto per i progetti di più ampio impatto sul territorio, perché diventa una contraddizione clamorosa applicare i progetti del PNRR, che come sappiamo è il Green Deal, cioè la rinascita verde dell'Europa, eliminando la valutazione ambientale strategica. La Regione Toscana partiva avvantaggiata per quanto riguarda lo spenderli bene, grazie alla legge Marson, la legge 65 del 2014, che garantiva un'urbanizzazione, una gestione e tutela della qualità del paesaggio e dell'urbanistica ottimali. Era una legge faro per tutte le regioni d'Italia. Ma in questi 8 anni la maggioranza che è stata al governo e che ha voluto quella legge non è stata in grado o non ha voluto finanziarla dal punto di vista economico e delle risorse umane per arrivare oggi col PNRR appunto a dover riconoscere di non avere le risorse, gli strumenti per poter intercettare presto questi soldi. E quindi a cosa si ricorre? A un escamotage. Si dice che si superano transitoriamente le regole, la normativa che era stata prevista per far sì che possano essere fatte queste opere. Ebbene, io voglio ricordare a tutti che per superare transitoriamente questa legge ci saranno poi delle opere ben poco transitorie che insisteranno sul nostro territorio per decenni.
Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la legge che introduce nuove disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Tra gli obiettivi ricordiamo la realizzazione di ciclostazioni, lo sviluppo del mobility management, la promozione del bike sharing, la realizzazione di aree a priorità ciclabile nei pressi dei luoghi pubblici e favorire una gestione coordinata degli interventi di manutenzione dei percorsi. Sono orgoglioso che il Consiglio regionale l'abbia votato così velocemente, ringrazio la Presidente De Robertis, tutta la quarta commissione per il lavoro svolto. Lavorare nel sostenere progetti di mobilità sostenibile, lavorare perché da un lato la Giunta finanzi più piste ciclabili nella nostra regione. Noi siamo la prima ad aver finanziato la ciclopista del Tirreno e la ciclopista dell'Arno, un modo per connettere a T la nostra regione in bicicletta. Investire sulla bicicletta, investire sulla mobilità sostenibile vuol dire investire in turismo, investire in una cultura differente e anche questo è il modo con cui noi dobbiamo guardare con speranza e ottimismo verso il futuro. La Toscana deve porsi l'obiettivo di essere la regione più sostenibile d'Europa e per perseguire questo obiettivo deve lavorare anche in direzioni come quella che abbiamo appena approvato. Una legge che consente di migliorare le strutture nei comuni, che stanzia delle risorse a vantaggio degli enti locali e soprattutto prevede la possibilità di fare investimenti particolari, penso alle ciclostazioni, penso dei manager che possono nascere nelle amministrazioni comunali finalizzati a favorire una mobilità sostenibile. Su questa frontiera si gioca tanto della qualità della vita delle nostre città e noi crediamo che questo possa essere un elemento importante che qualifica, che è green, che dà un miglioramento alla dimensione della qualità della vita dei cittadini e credo che i comuni possano e si stiano anche riorganizzando rispetto ai finanziamenti che il PNRR ha previsto rispetto a questa linea di finanziamento. Come Fratelli Italia abbiamo apprezzato la proposta del Partito Democratico di integrare la normativa relativa alle piste ciclabili, più in generale alla mobilità sostenibile, con alcune osservazioni che ci hanno portato poi all'astensione al momento del voto. In particolare l'introduzione del piano regionale per la mobilità ciclistica, un ulteriore piano che in qualche modo non si semplifica ma anzi rende più complessa la realizzazione di queste opere, anche perché deve nascere in conseguenza dei piani urbani della mobilità sostenibile. Abbiamo anche tentato insieme ai colleghi della Lega di introdurre una maggiore attenzione sugli impianti sportivi per dare organicità agli interventi e per mettere in connessione fra loro anche gli impianti sportivi attraverso la mobilità dolce. È logico che siamo a favore, però all'interno di questa modifica di questa legge abbiamo portato degli emendamenti, due dei quali sono stati accolti, quello di inserire l'attività anche sportiva all'interno di questa proposta di legge e la sicurezza per i ciclisti. Però cercavamo anche di allargare il discorso anche all'attività sportiva e cercare anche di dare una definizione ben precisa per quello che dovranno essere gli impianti anche per l'attività sportiva ciclistica, perché ad oggi ad esempio gli amanti del ciclocross, delle mountain bike, delle BMX, sono tutte persone che hanno l'esigenza anche, no, di sviluppare la loro attività. Ecco, noi chiedevamo in questo programma triennale di poterlo inserire. Dopo oltre due anni di pandemia, il Consiglio regionale interviene con le sue risorse, pari a 1.750.000 euro, derivanti dall'avanzo di bilancio, per sostenere le giovani e i giovani che più hanno sofferto la mancanza di socialità. Nasce così il bando Rigenerazione Toscana, dedicato ai comuni che avranno così l'opportunità di pensare a iniziative di promozione socioculturali rivolte alle giovani generazioni. Era una scelta che noi abbiamo voluto fare con forza durante il periodo più difficile, quello in cui tante ragazze e tanti ragazzi non riuscivano a vivere la socialità. Allora abbiamo deciso di individuare in iniziative rivolte ai ragazzi e alle ragazze più giovani le risorse che sono frutto dell'avanzo del Consiglio regionale. Ringrazio i due vicepresidenti Casucci e Scaramelli e i due segretari
segretari Fratoni e Petrucci, perché abbiamo deciso di individuare Rigenerazione Toscana come momento di ripartenza rivolto ai più giovani, quindi rigenerazione culturale, penso alla street art, rigenerazione sociale, con spazi anche autogestiti di aggregazione giovanile, oppure rigenerazione inclusiva, o quella che io chiamo rigenerazione musicale, per far ripartire eventi nelle nostre città. 1.750.000 euro che mettiamo a disposizione dei comuni della Toscana, fino ad un massimo di 15.000 euro a progetto, e con un cofinanziamento del 20%, ma minimo, da parte dei comuni. Progetti importanti di rigenerazione urbana, ma soprattutto rivolti alle nuove generazioni, quelle generazioni che più di altri, a mio avviso, hanno sofferto della pandemia. L'idea nasce lì. L'idea nasce da provare a mettere insieme i ragazzi, i giovani e soprattutto nei comuni, le associazioni, provare a trovare degli spazi, dei luoghi di aggregazione. Questo è il punto che a me particolarmente sta a cuore, quindi la possibilità per molte persone di ritrovare anche livelli di socialità dove la pandemia aveva un po' allentato queste relazioni. Ovviamente altri progetti che poi possono riguardare anche l'arte di strada, possono riguardare ovviamente la produzione di festival, di concerti, di iniziative, la riqualificazione del verde, qualsiasi progetto che consenta alle persone di stare insieme con altre persone. Il livello di relazione si è interrotto, è complesso oggi riuscire a ricostruirlo, quindi noi dovevamo avere uno strumento che desse ai ragazzi in particolar modo delle opportunità che purtroppo la pandemia in alcuni casi e in molti casi ha interrotto. Un bando con il quale finalmente si dà attuazione alla legge regionale 3 del 2022, che utilizza le risorse derivanti dall'avanzo di bilancio del Consiglio regionale. 1.750.000 euro destinati ai comuni per scopi di promozione sociale, culturale, di aggregazione, la street art, l'identità, il tema dei parchi giochi inclusivi per i ragazzi, i bambini diversamente abili, un'attenzione speciale da parte del Consiglio regionale verso le nuove generazioni, così come è previsto dallo stesso articolo 3 dello statuto, perché vi è proprio questa menzione della salvaguardia e della promozione della vita delle generazioni future. E quindi questo è veramente quello che abbiamo fatto tutti insieme, perché ricordo che la stessa legge regionale è stata approvata praticamente da tutti i gruppi consigliari, e questo è un bel segnale che diamo verso l'esterno, che il Palazzo del Pegaso offre ai cittadini toscani. L'arte, la cultura, la creatività in genere, troppo spesso dimentichiamo questo aspetto, troppo spesso le nuove generazioni sono in qualche modo ammorbate da un mondo che le porta a inaridirsi. Ecco, noi pensiamo che sia giusto che le istituzioni, che il Consiglio regionale, e su questo abbiamo lavorato, invece incentivino i talenti anche in questo ambito, nell'ambito artistico, culturale, che in qualche modo incentivino la creatività delle nuove generazioni, perché se è vero che la bellezza salverà il mondo, è altrettanto vero che le istituzioni devono investire un po' in bellezza, e troppo spesso purtroppo siamo portati ad affrontare, specialmente nel mondo della politica, le cose che non funzionano, le cose che vanno male, siamo portati a occuparci dei problemi e delle criticità. Ogni tanto soffermarsi invece sulle potenzialità e sui talenti, specialmente dei più giovani, invece fa bene a tutti, fa bene alla politica, fa bene appunto al mondo, perché la bellezza salverà il mondo. Con la guerra in Ucraina nel cuore dell'Europa e a poche centinaia di chilometri dal nostro paese, valori come fratellanza, verità e giustizia devono essere una bussola per orientare le scelte. Ne è convinto il presidente Antonio Mazzeo, che ha voluto presentare in Consiglio regionale il volume curato da Lucio Romano, Vannino Chiti e Paolo Corsini, Un mondo aperto per una buona politica, sulla lettera enciclica Fratelli Tutti. Un libro davvero molto attuale, è stato scritto un po' di mesi fa, dopo ad un anno di distanza da un'enciclica che davvero è un punto di riferimento per tanti, anche per i non credenti. E credo che essere qui oggi insieme a Sua Eminenza il Cardinal Betori, essere insieme all'Imam di Firenze,
e agli autori. È qualcosa di importante perché attraverso quel messaggio, che è un messaggio forte, che interroga la politica, la interroga fino in fondo, no? Nel capire come si fa ad essere fratelli tutti in un tempo in cui la guerra crea distanze, crea disuguaglianze, nel momento in cui si vedono donne e bambini scappare dalla propria terra. L'enciclica va a quelli che sono i fondamenti dell'etica cristiana, che sono poi i fondamenti dell'etica razionale, e appunto attraverso questa relazione tra l'aspetto rivelativo del pensiero cristiano e l'aspetto della razionalità umana estende i principi etici oltre i confini della semplice adesione di fede verso una proposta che diventa di carattere sociale verso il mondo. Ne abbiamo bisogno particolarmente in questi nostri tempi. Il Papa dice che nel tempo delle bombe nucleari non c'è più guerra giusta e quindi è molto da riflettere. C'è il tema della fraternità, c'è il tema di occuparsi degli altri. Secondo me ci sono delle impostazioni su cui dobbiamo riflettere anche politicamente perché sono molto sollecitatrici. Per esempio il Papa dice rispetto alla triade libertà, uguaglianza, fraternità, che naturalmente va mantenuta a un punto fermo, però gerarchizzare in modo diverso. La prima e più importante è la fraternità, perché la fraternità fa sì che la libertà non scada in egoismo individualistico e l'uguaglianza non scada in omogeneità che appiattisce tutto.